Bocciata la costruzione di un impianto di compostaggio e stoccaggio dei rifiuti non pericolosi nel territorio di Terrasini. Lo ha sentenziato il TAR che ha accolto il ricorso presentato dal Comune e da ambientalisti nei confronti della regione siciliana che aveva concesso ad una ditta privata le autorizzazioni necessarie per l'apertura dell'impianto. I giudici della prima sezione del TAR palermitano hanno dichiarato illegittima la decisione di non sottoporre il progetto di realizzazione dell'impianto di compostaggio alla valutazione di impatto ambientale che invece è indispensabile sia per la tipologia di rifiuti che l'impianto dovrebbe trattare sia per le caratteristiche concrete del territorio comunale a forte vocazione naturalistica e turistica. Contestata anche la vicinanza all'autostrada e rete ferroviaria dell'area in cui sarebbe dovuto sorgere l'impianto, la cui distanza è inferiore alla fascia di inedificabilità assoluta è 60 metri. Soddisfazione del Comitato Ambientalista per la Salvaguardia del Territorio di Terrasine. La nostra battaglia è stata premiata, afferma l'attivista Antonio Catalfio. Questo territorio ricco di storia è al momento salvo.